Allora, iniziamo questa ultima sessione pomeridiana che si apre con uno spaccato della vita scolastica attraverso un film che andiamo subito a proiettare attraverso un breve brano del film intitolato Rosso e Blu, e qui abbiamo l'autore anche del libro. Non c'è più bisogno di provare a recitare la legge del mondo. Oggi con 13 anni mia madre si è divorziata. E poi con quel sabato ho riferito di così adesso con questo oggetto che non è bello. I ristoranti mi fanno schifo e non è rispettato il fatto. La morte di mio padre mi ha parlato di questo fatto di questo. Non voglio battere un uomo. Non ti lasci, tu. Vai, vai, vai. Non lo scondo per me. Eppure ti rivedo. Mi resta a celebrare il tempo santo. Che fai in piedi? Sediti. Non c'è la sedia. Come non c'è la sedia? Non c'è nemmeno la sedia libera? Avevi chiesto a Luca. In tutta la scuola non c'è una sedia libera? Va bene, me ne vado, che posso fare? Non ci sto manco la sedia. Ma che te ne vai? Dove vai? Aspetta. Adesso ci penso io, non preoccuparti. Non ti preoccupare, Angela. Non ti preoccupare, Angela. Tacca, guardate che faccio vedere. Oddio. Buongiorno professoressa Zambardino, ci servirebbe una sedia, non è che avete una sedia in più? Una sedia? Ah, eccola. No, quella è di Falconetti che ha senso. Mi servono 2 mesi per avere tutte le sedie. Le dipenderò a una se necessario. Professor Prezioso, io mi rendo conto del suo slancio, ma quello che lei sta facendo è eccessivo. Eccessivo? Beh, mi permetto di ricordarle che nella scuola c'è un dentro e un fuori e noi ci occupiamo solo di quello che accade dentro. Te lo dico perché lei è giovane. Certo. Noi non dobbiamo fare la vita dei ragazzi, ma noi cerchiamo faticosamente di insegnare loro qualche cosa e lo facciamo ai limiti che ci sono imposti, che sono quelli del luogo e delle loro idee. Ed è per questo che bisogna fare il meno possibile. No. È per questo che è bene che noi per primi cerchiamo di distinguere quello che è fuori e quello che è dentro, ciò che è consentito e ciò che non lo è. Tutto è un disastro, noi facciamo quello che possiamo. Beh, anch'io faccio quello che posso. Le sta a cuore quella ragazza. Senta, quella ragazza per me è soltanto una studentessa. Allora, però mi permetto di ricordarle che raccogliere il denaro per uso privato non è permesso. Non sarà seduta, non lo farò una seconda volta. Non so cosa mi pensi. Ah, guardi cosa mi hai portato. Ta-da! Mi riconosce? Un giorno lei fece una lezione su classicismo e romanticismo e io, come al solito, la rivalità l'ho persa. Il giorno dopo ne parlava tutto l'istituto. Io non so cosa darei per tornare indietro e essere presente a quella lezione, è una cosa che non mi sono mai perdonata. E lei era sempre così arrabbiata per me. Allora io gli ho rubato il libro e l'ho confuso. Professore, bisogna rivederla. Non c'è. Quante volte ho pensato a lei. Sì, volevo dire che se lei mi ha anche se lei mi rivolgeva la parola. Forse io ero anche innamorata. Si ricorda che una volta la scena della maturità, lei. Io volevo assolutamente parlare con lei, no? Lei. Io non ho mai capito se mi potessi ripugnare o se magari non so come non mi ha capito.
Buongiorno, Presidente. Ah, non c'è lei, buongiorno. No, pensavo ci fosse qualcuno. Salve, sono Prezioso. Sono il supplente di italiano per la sezione. Mi dispiace che si sia visto e capito molto poco, insomma, però ecco, questo comunque sono, non è nemmeno il trailer, mi sembra di capire, sono delle scene tratte però in modo un po' confuso forse, e poi non si sente quello che dicono, quindi si perde quasi tutto. Però da questo film, insomma, che si chiama Il Rosso e il Blu, che è stato tratto da Giuseppe Piccioni, che mi ha detto che sarebbe venuto, ma forse si è perso, non so, per strada, e tratto da questo mio libro che si chiama appunto Il Rosso e il Blu, che è una serie di, in realtà molte volte il film, insomma, la trasposizione di un libro, della trama, dei personaggi. Qui è stato fatto un lavoro diverso, nel senso che il libro è semplicemente, era una raccolta di tutti gli articoli che ho scritto su Repubblica e su altre riviste e delle riflessioni che ho fatto, cioè una specie di taccuino d'appunti sulla scuola. Io insegno dal 1980 e mi sono fatto a un certo punto delle idee molto vaghe, ma insomma quelle che ci facciamo tutti riguardo a come andavano le cose, come si stava trasformando la scuola italiana dal punto di vista della didattica, dei programmi, ma anche proprio antropologicamente, no? Come sono cambiati i ragazzi in questi ultimi 30 anni, eccetera, eccetera. Quindi da questi articoli, alcuni dei quali avevano avuto un certo riscontro, per esempio c'è un articolo che era quello sulla vita bassa, i jeans a vita bassa, che era diventata addirittura una canzone dei Baustelle, che è uno dei gruppi pop rock italiani più interessanti, una canzone molto bella. Però insomma Piccioni è stato bravo a capire che là dentro, secondo lui, c'era la possibilità di cavarne un film. Insomma, quindi ci siamo messi al lavoro partendo un po' da zero, utilizzando alcuni piccoli spunti e anche di altre cose che nel frattempo avevo scritto. Per esempio c'è a un certo punto la ragazza nel film, c'è una ragazza che s'alza e dice, perché oggi si parla molto di meritocrazia, no? Dice, ma noi che non contiamo niente, noi che invece siamo un po' tagliati fuori, noi che siamo un po' gli ultimi o i penultimi, in un mondo tutto meritocratico, no? Di eccellenze, di gente ingarellata per arrivare prima, e qualcuno naturalmente ci arriva perché è pieno di ragazzi in gamba, ma tutti gli altri che fine fanno? Insomma, che fine fanno? Gli altri sono la maggioranza, no? Per chi insegna, noi che insegniamo a scuola, voi che siete presidi, lo sapete bene, sono i quartieri periferici di Roma, di Milano, di Torino, di Bari, di Napoli, di Palermo, lì è una catastrofe, no? Cioè, non ci si può occupare soltanto di quello che poi andrà a studiare alla Sorbona o in America o chissà dove. Insomma, qui si tratta di risollevare il paese un po', insomma, per un'idea, insomma, se è rimasta ancora un'idea democratica della cultura, senza voler fare i propri francescani, l'ecclesia, però insomma si tratta di sollevare il paese tutto quanto, insomma non è possibile che, perché l'impressione è quella che io ho visto nel tempo, e che oramai è un paese che sta esacerbando certe fratture classiste, no? Per cui ci sono incontro dei miei amici ricchi che vanno a iscrivere il figlio allo Chateaubriand, alle scuole inglesi, le scuole, dico ma tuo figlio c'ha 4 anni, dice ma c'è la fila. C'è la fila, quelli sono già destinati comunque a occupare, a mettere il cappello nella prima classe, tutti gli altri, perché quando la barca affonda, chiaramente le scialuppe migliori le prendono quelli che hanno più possibilità, insomma. Ecco, l'impressione è un po' questa, che una scuola d'élite, la scuola dell'eccellenza, la scuola dei grandi risultati continueranno avanti, e gli italiani sono un popolo intelligente, ci sarà insomma, ecco, anche il maestro Piccioni, il regista, fortuna che essendo giustamente un perfezionista e un artista vero, si sarebbe venuto un collasso a vedere il trailer così com'è. Fortuna che non l'ha visto, ecco. Non c'era l'audio, non c'era niente. Però insomma, ecco, parlando di questa della scuola, quindi questi problemi un po'... insomma, ecco, io li ho colti nel tempo, e abbiamo cercato di riversarli nel film. Senza peraltro, appunto,
chiaramente Piccioni non è uno che sta a scuola, Piccioni è un regista, la sua sensibilità è quella di cogliere, come dire, le anime, no? le vibrazioni delle sensibilità dei suoi personaggi, quindi la scuola diventa un po' un contenitore di storie, insomma. Però quale, noi che siamo a scuola, quale migliore contenitore c'è in Italia oggi, c'è meglio della scuola? Nessuno, no? Perché vedete, ci racconta, io insomma, è difficile oggi, noi sappiamo appunto fare anche l'insegnante, perché veramente devi, questi insegnanti appunto che vengono anche raccontati nel film, devono anche occuparsi di un... mentre io appunto, ma come tutti voi immagino, quando io andavo a scuola mi dicevano Lodoli, interrogato, Lodoli, porta giustificazione, manco sapevano come mi chiamavo, chi ero, chi era mio padre, mia madre, che cosa facevo. Io dei miei alunni so tutto, anche troppo, no? Questo succede quando uno sta in queste scuole di periferia, sai che il padre ha perso il lavoro, il fratello è tossicodipendente, la sorella ha avuto un incidente, sai, perché poi sono tutte storiacce. Lì in periferia non c'è mai nessuno che ti dice guardi, ieri abbiamo fatto 6 al Superenalotto, no? Sono tutte storie allucinanti. Uno deve fare sopperire, anche diventare una figura paterna quasi, no? Fratello maggiore, adesso non so come dire, tappare dei buchi, dare dei consigli sul fidanzato che l'ha mollata, su che lavoro andrà, dove si potrà iscrivere dopo, se lasciare o non lasciare la scuola. Quante volte vengono questi studenti, no? Questo è uno dei temi fondamentali della scuola attuale, no? Perché più cresce l'abbandono scolastico, più siamo destinati ad essere un paese rovinato, no? Perché vuol dire che prevale l'ignoranza, la violenza, la criminalità, la depressione, la sfiducia, eccetera. Quello è un lavoro che quotidianamente bisogna fare in una classe, ed è quello che fa per esempio il professor Scamarcio, insomma, che con la ragazza, anche se viene in qualche modo abbindolato, no? Quella è una storia, una delle poche storie vere che abbiamo preso dalla mia esperienza scolastica, di una ragazza che era, secondo me, addirittura anche un po' cocainomane, insomma, ma mezza sciagurata, però sciagurata come si può essere a 16 anni, quindi senza essere colpevoli di tutto ciò, senza essere una vittima, insomma, che a un certo punto ha detto che era morta la madre, facemmo le collette a scuola, il preside ci disse che non andavano fatte le collette, poi alla fine appunto, no, però poi alla fine un alunno disse, ma in realtà la mamma sta benissima, l'ho vista al supermercato ieri, ma questa ragazza, per capire anche la forza di che questi ragazzi sono difficili, cioè non c'è nemmeno più quel senso di vergogna, no? Noi siamo stati educati, il senso di colpa, per cui uno si abbassava gli occhi di fronte all'autorità e si sentiva dalla parte del torto. Questa teneva duro, diceva no, mia mamma c'ha la sorella gemella, è morta, quella è la gemella che avete visto lì, cioè, per cui veramente dei romanzi, per cui l'insegnante tutto questo deve fare. E poi adesso cederò subito poi anche la parola a Piccioni, che ci diceva qualche cosa sul film, ma per dire anche, siccome il tema è quello un po' dello stress, l'altro giorno, non so se qualcuno di voi gli è capitato, adesso ho scritto un articolo su Repubblica che ha avuto un qualche eco su questo fatto della fine della cultura umanistica, no, ovviamente questo è uno dei temi fondamentali della crisi degli insegnanti, no? Cioè io entro in classe, io nella mia vita mi sono formato leggendo Dante, Leopardi, Dostoevskij, che ne so, e Heidegger, vado in una classe guardando i miei amici, sono stati tutti pittori, musicisti, insomma, ci credo in quella cosa lì, è la cultura che era la mia cultura, ma era anche la cultura di mio padre, che invece era appunto un fascista, ma aveva letto Gentile, aveva letto Sorel, che ne so, Pirandello, Marinetti, insomma, rivendicava una cultura. Io usavo, come dire, le bocce rosse, lui le bocce nere, ma il campo da bocce era lo stesso, insomma, ci litigavamo su degli argomenti che potevamo capire. Adesso il problema è che molti insegnanti vanno in classe e davanti c'hanno i marziani, insomma, perché gente di 55 anni che c'è una professoressa a scuola di arte, tanto gentile, tanto cara, ama i preraffelliti, ama Botticelli, insegnante, ma questi proprio non so, già tanto che non la mettono nel pentolone e se la mangiano, insomma, cioè voglio dire, i ragazzi proprio certe cose, è un altro mondo, è cominciato diciamo 10 anni fa, no, praticamente, e questi ragazzi sono appunto nativi digitali, tutta questa roba che sappiamo, chiusi nelle loro stanze, hanno 3 telefonini. Io ho un'alunna in classe, per capire, c'è volte che dei segnali che poi nessun libro te le dice, devi starci proprio lì in mezzo, una ragazza che mi diceva che aveva fatto il giorno prima, ma non era una cosa, nessuno in classe si è stupito, aveva
spedito 310 sms. Io sono uno che ha una buona socialità e ne manderò, non so, e ne riceverò globalmente 10 al giorno forse, tra quelli che mando. E questi per loro era naturale, questi spediscono... Questo in classe, mentre lo fa, insomma, quindi noi abbiamo cercato nel film di raccontare anche questo disagio, no? Però credo con quella, senza proprio cadere nel catastrofismo, perché tanto quello non serve niente a nessuno, noi dobbiamo credere in un mondo che ce la farà, insomma, no? Che noi insegnanti, noi presidi, voi presidi, noi artisti, insomma, dobbiamo pensare nella migliore tradizione della cultura italiana, che non è proprio, non siamo... romantici tedeschi che vediamo proprio il crepuscolo degli dèi, cioè abbiamo sempre un'idea comunque di armonia, di bellezza, di ricomposizione, un po' ci dobbiamo credere nelle virtù classiche della nostra città, insomma. Per cui abbiamo cercato di fare un film che non tacesse le magagne della scuola, le difficoltà, questo salto generazionale che non è più come io con mio padre, ma veramente è come se a un certo punto mondi diversi, insomma, come parlare con i marziani, insomma. Però insomma cercando di preservare una certa dignità della scuola come campo di relazioni umane e come luogo dove nonostante tutto si può crescere insieme e ci si può capire, insomma. Certo, le difficoltà ci sono, insomma, non è che noi se le vediamo tutti i giorni, però non è quel, proprio io non avevo amato per niente quel film francese, si chiama La classe, no? Dove che apparentemente con l'insegnante più che innanzitutto si capiva che in Francia comunque tanto avanti, tanto bravi, meglio di noi, ma i problemi sono gli stessi, no? Problemi con gli immigrati, problemi di teppismo, di distrazione, di insofferenza, eccetera, eccetera, di ignoranza, per cui uguale, anche i film americani, The Detachment, insomma, l'impressione è che l'aria del mondo occidentale sia questa, insomma, noi forse l'abbiamo esacerbata in questi ultimi anni. Però insomma ecco, no, però lì appunto molti film mettono il dito proprio sull'impossibilità quasi della conoscenza, della relazione, dello scambio. Ecco, noi questo l'abbiamo voluto invece preservare perché insomma crediamo appunto che poi un'opera d'arte piccolo, granello sul piatto della bilancia, diciamo, del bene, chiamiamolo così per capirci, lo deve mettere, insomma, ecco, senza poi tacere tutte, insomma, le cose magari tristi che ci sono. Quindi, insomma, voglio dire, gli argomenti sono molti e appunto, e lo stress degli insegnanti è forte proprio per quello che diciamo adesso, perché credo, cioè io a un certo punto affermo delle cose, scrivo sui giornali perché a un certo punto vedo proprio chiaramente quel tipo di cultura umanistica nella quale si sono formati generazioni e generazioni, veramente non so da quando, mostra un po' la corda, non è che è finito ovviamente, c'è ancora qua nel liceo al Tasso, al Visconti, qualcuno che leggerà La Repubblica di Platone o si appassionerà di Piero della Francesca, però generalmente i ragazzi ho l'impressione che stiano proprio da un'altra parte, anche quelli che leggono, anche, perché poi ci sono dei ragazzi che leggono, ma se leggono, leggono fantasy, leggono Licia Troisi, leggono, non leggono Marco Lodoli o Baricco, insomma, chi per lui, insomma. Quindi insomma, poi mi piacerebbe sentire il vostro parere, però ecco, non vorrei riempire tutto lo spazio con le mie parole. Io vi consiglio, ecco, se vi capita, insomma, di vedere questo film o di farlo vedere anche ai ragazzi, perché ho visto che abbiamo fatto delle proiezioni, i ragazzi sono colpiti perché c'è un'umanità dolente, magari, ma c'è un'umanità dentro il film, ecco, anche tanti temi vengono toccati, appunto quello dell'insegnante vecchio che si sente un po' oramai un rottame proprio per quella che è stata la sua cultura, no? Erlisca comincia dicendo: io a 16 anni ho letto tutti gli scrittori russi, ho visto tutta la storia dell'arte Fabbri, non so, un mondo che non c'è più, insomma, no? C'è la difficoltà dell'insegnante giovane che invece arriva pieno di entusiasmo, di slancio e subito si trova però ad annaspare, insomma, perché non ha gli strumenti per capire cosa sta accadendo, immagina la scuola in un altro modo, poi invece si ritrova appunto la ragazza che sviene in classe, quella incinta, quello che perde il sangue dal naso, quello che ruba dalla borsa dell'altro, cioè ci sono delle cose, no? Noi lo sappiamo, piccole questioni che a volte quando uno legge sui giornali i grandi articoli di pedagogia, di antropologia, insomma,
gli sfuggono quello che poi è la verità dello stare a scuola, ecco. C'è la difficoltà della preside, che appunto che invece è una signora abbastanza rigida, borghese, che vuole far rispettare le regole perché quello è il suo compito, è il suo ruolo, che però si trova, come accade tutti i giorni, in un mondo in cui ci sono più eccezioni che regole, no? Per cui di fronte alle eccezioni, che sono poi le vite umane, che fai? Il ragazzino, che fai? Lo punisci, lo prendi a schiaffi? Io lo vedo anche, voi lo sapete meglio me, insomma, anche gli scrutini di fine anno per chi insegna in periferia sono veramente delle cose strazianti. Questo ragazzino che non sa niente, che è un disgraziato, che c'ha tutti quattro, lo butti fuori dalla scuola? E dove va poi? Tornerà a scuola il prossimo anno, si iscriverà, oppure invece ce lo ritroviamo al muretto a spingere fumo, come dicono loro, o a vendere pasticche entro 3 mesi? Cioè, non è più semplicemente una scuola che può valutare in modo oggettivo il merito, il demerito. Siamo impastati dentro una scuola che ha dei problemi di tipo esistenziale, anche in cui a volte i presidi devono farsi carico. Insomma, ma poi essendo nella scuola parleremo a lungo, ma voglio cedere la parola a Piccioni, che secondo me ha fatto il più bel film sulla scuola degli ultimi anni, perché la scuola di Lucchetti era un film spiritoso, divertente, ce lo ricordiamo tutti, però era macchiettistico, insomma, cioè era un film comico e basta, insomma, con delle belle intuizioni, con degli attori simpatici. Qui c'è qualche cosa di nel film di Piccioni, che è un vero artista, insomma, c'è qualche cosa di struggente, ecco, di un po' malinconico. È anche una commedia in cui si ride anche, ci sono anche delle cose buffe, eccetera, però c'è qualche cosa che passa attraverso la scuola e che va oltre, va dentro quella cosa misteriosa che è la vita, insomma, ecco. Mi alzo meglio, vero? Forse sì, faccio cantante rock. Bene, Marco è un amico, prima di tutto, no? E quindi è stato molto gentile parlando del film. E noi ci siamo conosciuti tempi addietro, no? E lui aveva fatto anche una bella recensione sul mio vecchio film. E poi a un certo punto avevo questo desiderio di fare un film sulla scuola. Adesso uso delle formule che, siccome da un po' di tempo che faccio presentazioni, quindi avrete la sensazione che le formule che uso sono un po' magari così ripetute in maniera un po' pigra. Però insomma io dico sempre che la scuola mi interessava, forse per lo stesso motivo per cui Marco per tanti anni ha continuato a insegnare, perché è un mondo che ti restituisce subito qualcosa di vitale. Marco parla di una ferita che è quella dell'adolescenza, perché la scuola è un crocevia di speranze, di aspettative, di illusioni, di disillusioni, di disincanti, di bilanci e anche poi, io mi ricordo, per me la scuola era un mondo dove si sperimentava per la prima volta il senso di appartenenza al gruppo, ma anche la paura di essere esclusi, di rimanere indietro, di non essere all'altezza, di essere troppo timidi. Cioè, un mondo che non è semplicemente la lezione, non è solo la materia, non è solo la didattica. Per questo a volte io rimango un po' sorpreso quando sento parlare di ipotesi, provvedimenti, circolari, in cui si pensa che il problema della scuola possa essere risolto prescindendo da quel compito essenziale che è quello della formazione di un individuo, no? E per questo è un compito che credo è una missione quasi impossibile in un mondo che invece determina condizionamenti attraverso le vie più differenti, no? La televisione, i media in generale, tanti trabocchetti, agguati, no? Dell'esistenza che condizionano forse anche in maniera decisiva, per cui anche l'insegnante deve far fronte a tutto questo e si pretende che possa incidere. Ho scritto questo film dopo
ho deciso di fare questo film dopo aver conosciuto, dopo aver letto Il Rosso e il Blu, e insieme con Marco abbiamo avuto un'idea di raccogliere gli umori che erano seminati nel libro, però anche un po' di trovare una visione più unitaria, no? Di un racconto che fosse... Ovviamente come ogni regista, un regista non pretende che il suo film sia lo specchio della scuola, no? Non potrebbe esserlo, ci vorrebbe un film fiume, no? E un regista fa delle scelte, questa è la qualità che deve avere un regista, di fare delle scelte, di fare anche delle scelte e delle manipolazioni, no? Sulla realtà, perché non deve essere, non volevo fare un catalogo su tutti i problemi della scuola, volevo che ci fossero tutti i disagi, però ci sono anche delle piccole falsificazioni che però servono per raggiungere comunque una verità, no? Non è una falsificazione per spacciare delle menzogne, no? Ma come ogni racconto si fanno delle scelte e qualche volta è necessario infrangere un pochino, no, l'impressione di plausibilità in senso stretto. Quando io ho fatto un film che si chiamava Fuori dal mondo, era la storia di una suora, e a un certo punto è interpretato anche questo da Margherita Bui, a un certo punto questa suora per necessità narrative doveva trovarsi a casa di Silvio Orlando. C'era una piccola forzatura, io ho lavorato su quella forzatura per rendere credibile questa forzatura. Lui si sente male, lei perde il treno, deve tornare al convento. Ecco, si tratta di rendere plausibile il meccanismo, ma non necessariamente la cosa in sé. E quindi per raggiungere una verità di cui hai comunque necessità, e per dire qualche cosa che sia vicino alla realtà, pur non essendo totalmente corrispondente alla realtà. E quindi, diciamo, il fuoco di tutto il racconto è questo problema: insegnare, trasmettere il sapere, trasmettere i cosiddetti valori e il rapporto che c'è tra gli adulti e i ragazzi, attraversando tutti i pericoli scivolosi del cliché, cavalcandoli per un certo momento, no? Quando sembra che il film dice ma forse, no, forse è un po' troppo, e poi invece trovando che i personaggi a un certo punto raggiungono una specie di terra di nessuno, come in ogni grande racconto, in cui i personaggi sono un po' spogliati delle loro identità e diventano uomini e donne e persone. E credo che Fiorito poi alla fine ritorni ad essere una persona, la presi e torni ad essere, e attraverso questa riacquisizione di sé tornano tutti a occupare in maniera più consapevole il loro ruolo, no? A indossare la rappresentazione di sé, l'insegnante, la preside, anche se questo termine, no, non si usa più, però penso che sia... Io sono affezionato a questo termine più che a dirigente scolastico, lo devo ammettere. E benessere, per fortuna questa parola, no? Che sollievo sentir parlare di benessere e non di crisi, perché siamo nati, io sono nato, cresciuto, invecchiato ormai, sentendo parlare di crisi, no? Sentendo parlare di quello che non va, e la ricerca del benessere è invece l'aspirazione massima, no? È più legittima. Quando poi il benessere si declina nella scuola, mi viene in mente che la scuola ancora di più deve essere questo insieme che abbiamo definito in un processo in cui gli insegnanti, in questo caso i presidi, concorrono alla formazione di un individuo, perché io sento molto spesso che nelle proposte che si fanno si parla di una scuola che serva, no? E questo vi confesso che non mi piace, perché questa scuola che serve, questo tecnicismo che è diverso dalle materie tecniche che hanno una loro grande nobiltà, e questo tecnicismo in cui si pensa appunto alla crisi della cultura umanistica, che già è nei fatti, perché così come è nei fatti un certo grado di grande alfabetizzazione dei ragazzi in fatto di
informatica, computer, perché i ragazzi non hanno bisogno di corsi, cioè potrebbero farli a noi i corsi di come si usa un computer, no? Le lavagne multimediali non è che siano una risorsa così speciale, visto che loro maneggiano. Però questa idea che una scuola debba servire e che quindi la cultura umanistica sia da buttare da qualche parte o da rendere quasi secondaria, minore nell'influenza che ha sui ragazzi, questa mi sembra una pericolosa sciocchezza. Non che non sia vero che la scuola, come tutti, io non sono, quello che dico io è estremamente poco rispetto alle cose che voi sapete, però la scuola dovrà adattarsi ai tempi, dovrà modernizzarsi, dovrà avere tutto. Credo che oggi ho visto un'intervista in cui si parlava di tutti vogliamo una scuola moderna, ma io prima che una scuola moderna vorrei una scuola dove ci sono delle aule dove si possa esercitare la cosa più antica del mondo, che è questo compito, no, che gli insegnanti hanno di formazione. Perché credo che per la crisi che viviamo è difficile pensare a una scuola moderna, quindi bisogna difendere gli elementi più essenziali della scuola, bisogna difendere gli spazi, le strutture fisiche. Oggi leggevo che ci sono questi problemi addirittura di insicurezza molto forte in una buona percentuale degli edifici. Non so se ci sia del catastrofismo in tutto questo, però sicuramente questo fatto che che i presidi sono costretti, in vista di una possibile insolvenza, ad aumentare i giorni. No, voi ne avrete parlato, i giorni delle vacanze, di Natale, insomma, tutte queste storie mi preoccupano, perché significa che la scuola non è considerata più intoccabile, invece dovrebbe essere qualcosa di intoccabile, di inviolabile, migliorabile, tutto quello che volete, però di inviolabile. Invece no, si comincia a pensare che la scuola di qualche parte bisogna pur tagliare, perché c'è l'esigenza di... Non so, di ringraziamento dopo la vittoria, cioè in mezz'ora 7 volte ha detto che il problema dell'educazione, della scuola, dell'insegnamento è centrale in America, perché anche lì c'hanno, insomma, non è che noi siamo, anche lì c'hanno le loro Napoli, le loro Palermo e le loro Torre Angela, Torre Mauro, Torre Bella Monaca, quelle ormai sono ovunque, insomma, una specie di degrado. Però insomma Obama evidentemente ha parlato di scuola più volte, cioè dice che nel discorso di 20 minuti ha detto 5 o 6 volte, insomma, quindi evidentemente è chiaro che perlomeno il problema ce l'hanno presente, insomma, ecco, mentre qui abbiamo l'impressione che c'è anche l'idea che i ragazzi un po' si ormai si educano da soli, insomma, no? Cioè, se anche questa specie di minima. Cioè, noi siamo cresciuti in un mondo che, quando io ho incontrato il primo poeta della mia vita, che era Dario Bellezza, mi ricordo, era come se avessi incontrato Dante Alighieri, insomma, gli avrei pulito le scarpe, cioè, sentivo che c'era, o il mio insegnante di scuola era Walter Mauro, che era un vecchio insegnante, poi responsabile della società Dante Alighieri, insomma, io lo stavo a sentire, c'era una specie di autorevolezza. Adesso non tutti gli insegnanti magari ce l'avevano, magari la perdevano. Invece adesso questo fatto è che i ragazzi sono educati, crescono in questa orizzontalità dei blog, dell'internet, no? Insomma, io è un mondo proprio diverso di pensare, non sentono che c'è qualche cosa che possa, cioè qualcuno che possa dire, no, com'è, no? Nella cultura della greca, no? Nello stoicismo si dice che gli alunni erano, gli studenti erano gli acustici, vengono chiamati, perché devono stare zitti e ascoltare il maestro, cioè, o anche nelle storielline zen, no? Cioè, l'allievo deve stare 3-4 anni zitto, ma il maestro intanto sta preparando pasta e fagioli per 4 anni, però deve capire che sarà il suo momento. Invece adesso viviamo in una specie di caos, no? Di confusione, di entropia linguistica, comunicativa, in cui è difficile, per cui viene uno appunto. Però per questo è importante anche la figura del regista, per esempio, l'artista e anche l'insegnante di scuola che abbia un peso, una responsabilità e sappia dire a un ragazzino, però stai 5 minuti zitto e ascolta, no? Perché oggi so io proprio che faccio degli articoli su, sulla scuola, sul
Tiscali, la home page di Tiscali, che dopodiché ci sono i commenti. Adesso io non sono nessuno, voglio dire, però come uno scrive un articolo, dopo 5 minuti c'è quello che ti dice: ma vecchio scemo, ma che te pagano per dire ste quattro boiate? Cioè, è tutto così ormai, sì, ma se al posto mio ci fosse stato Shakespeare. No, noi facciamo l'attacco sui giudizi, no, nei confronti del film. Shakespeare, uguale. Sono molti bei giudizi, poi ci sono quelli che si sai proprio peggiore schifezza mai fatta. Perché anche questo la scuola deve ritrovare la specie, non si sa, poi uno dice deve ritrovare come si fa, non si sa, però quel minimo di autorevolezza, di credibilità, che però ovviamente deve venire dall'alto, dal ministero, dal governo, appunto da uno come Obama che dice: oh, la scuola è importante, quindi anche l'ultimo disgraziato ad Harlem sente la televisione questa cosa e dice: ma al figlio dice: oh, è importante, insomma, ecco, sì, tutto... non so quanti di voi hanno visto il film inizia con la voce fuori campo di questo professor Fiorite che dice, si vede un edificio scolastico, il professor Fiorite dice: l'edificio che vedete è una scuola, come in certi film, uno di quegli istituti in cui si educano i ragazzi ad apprendere i peggiori trucchi per cavarsela nel mondo degli adulti, per cavarsela a buon mercato, eccetera. E si vede già subito che è il disincanto di una persona che non crede più ai motivi per cui ha iniziato questa missione dell'insegnamento. E la cosa che è interessante, secondo me, su cui bisognerà poi tornare a porre l'accento, è questo fatto che molto spesso si parlano di incarichi, di responsabilità, però si parla molto spesso di stipendi, di le cosiddette poltrone. Non si parla mai abbastanza di posti di responsabilità in cui ognuno di noi, in questo benedetto, se ancora vale questa specie di contratto sociale che ci lega gli uni agli altri, è obbligato a lasciare un segno. Cioè, il problema di Fiorito è: sono riuscito a lasciare un segno. Il problema di Margherita Bui nel film è: riesco nella mia attività quotidiana a lasciare un segno. Questa è la cosa che, insomma, su cui credo che varrebbe la pena sottolineare un po', invece di essere, credo, obbligati. Voi credo che avete una mole di cose da scrivere, di rapporti, relazioni, giudizi, e forse a un certo punto si è sfocato un po' questa parte così fondamentale. Penso, sentendo alcuni miei amici che lavorano come voi nella scuola, li trovo molto spesso oberati da una routine che non è fatta di questo, che non è questo problema qui. Cioè, come oggi io riesco a lasciare un segno nella vita di un ragazzo. Io, per esempio, ogni tanto, pur essendo stato uno studente non modello, però stando a cena con un amico mi ricordo una poesia a memoria, e adesso, come dice il professor Fiorito, solo adesso colgo il senso di quelle parole recitate a me, però in qualche modo sono grato a quel professore che si è fatto in quattro per insegnarmela, no? Anche a memoria, però qualcosa è arrivato, insomma, quindi il segno, quel professore con cui ho avuto anche dei conflitti, io se lo incontro e dico: professore, grazie, no? Questa è la cosa importante. È pulito come il mondo, la scuola, ma che cosa deve lasciare? È certo. Questa è la cosa sulla quale dobbiamo battere moltissimo. Ma dove lo trovo un mondo pulito come la scuola? Io segni è la cosa più bella, cioè alla fine la preside ha lasciato il segno, il professor Fiorito ha lasciato il segno, ma pure quello giovane ha lasciato il segno facendosi prendere in giro, però dove sta l'altro mondo? E allora c'è solo la scuola. Io questo dico ai miei docenti, che se non ritiriamo fuori questa grandissima dignità che ciascuno di noi ha tutti i giorni quando entra in classe, proprio perché siamo in questa società il mondo pulito, e allora i ragazzi gli deve passare questo valore qua, se riusciamo. Poi questo ha ragione lei, cioè le modalità deve venire anche dall'alto, però forse un po' noi potremmo essere anche il testimone. Questo è, a me è piaciuto il film moltissimo, io sono andata a vederlo 2 giorni dopo. Lui pensava di, cioè
è entrato, si sdraiava lì su una cattedra. Stavolo. Che era, ecco, cioè, tanto io il 6 poi glielo do, ma questi sono così, così li rovino, e alla fine, no? Quando ritrova una vecchia alunna e ha scoperto che in fondo già in lei aveva lasciato comunque una grande traccia di umanità, di affettività, e quando la ragazza, perché aveva sui 30 anni, quanto poteva avere quella, sì, ragazza? E poi non è una ragazza che ha no, sui 40, 38, 40, ecco, però non è una ragazza che è diventata uno scienziato, ecco, no? Perché una ragazza non è che normale uno che sta in un laboratorio di analisi e così via. Però quando lei poi ha chiesto al professore che ha perso una lezione e le è rimasto dentro per tanto tempo, per 20 anni le è rimasto dentro, e ha ricercato il professore, in quell'abbraccio gli ha comunicato tutto quello, e quando lui fa lezione per lei, poi si rende conto che in fondo l'ha fatta per tutta la classe che l'ha ascoltato, e quello è un messaggio grandissimo di speranza, di speranza. Io non so se posso parlare di un paio di scene del film, però forse sì. C'è una scena in cui la preside, Margherita Buy, all'inizio del film è costretta a subire questo ragazzo che gli capita, che scopre, che vive, che dorme. Vabbè, questo non lo dico, però questo ragazzo a un certo punto lei è costretta ad accompagnarlo in ospedale, e lui quando la vede, lei lo va a visitare, lui gli fa: che mi hai portato? E la preside, Margherita Buy, ovviamente il film ha anche dei toni commedici, come che mi hai portato? Ma mi dai tu, ma tu non ti devi permettere, ma che sono tua madre, no? Tutte queste cose qua. Alla fine del film, dopo un lungo percorso, il ragazzo di nuovo chiede alla preside: che mi hai portato? E la preside dice: adesso ti faccio vedere che ti ho portato. E comincia ad apre la borsa, comincia a rovistare nella borsa. Io lì con la macchina da presa però non vedo quello che c'è nella borsa e mi allontano, vado a inquadrare dei ragazzi che giocano a basket. Cosa ha portato la preside Giuliana che a suo ragazzo? Cos'è questa domanda, questa aspettativa? Questi ragazzi non ci chiedono ogni giorno, non in senso così utilitaristico, perché non è il valore del significato della parola portare, però non ci chiedono in fondo: che cosa ci avete portato, no? Che speranza abbiamo? Non l'ha portato la speranza, che io non vedo, no? Dentro quella borsa, come no? Forse la preside alla fine, questo è il compito che abbiamo noi, è dare a questi ragazzi una speranza, una prospettiva, no? Che non può essere poi codificabile in parole, è solo questo. Se posso, volevo intervenire su alcune cose, premettendo che non ho visto il film, ma ho letto il libro, e dovevo andare con delle colleghe, al solito l'amarezza che viene quando c'è un film sulla scuola, quindi mi faccio proprio carico da parte di queste colleghi di dire: per favore, con animo artistico e spirito proprio costruttivo, facciamo un film sulle cose meravigliose che si fanno nella scuola, facciamo dei testi artistici, perché questo è importante, che dicono tutto il bello, il buono, il pulito, il positivo che c'è nella scuola, altrimenti siamo sempre nell'ottica della tristezza, amarezza, delusione, eccetera. E porto per esempio anche i film che stanno uscendo sulla scuola in questo momento, sono questo, Ali agli occhi azzurri, eccetera. Insomma, se non... l'azzar. Sì, appunto, viene sempre un'area di, in qualche modo, deprivazione, degrado generale, sociale, eccetera. Quindi volevo riportare un momento, uno ringraziare, perché una persona non di scuola che difende l'istituzione scuola, io lo trovo fantastico. Basta sapere che oggi come oggi c'è qualcuno che non ci lavora e quindi della scuola ha una visione positiva come istituzione valida per una nazione, per un posto civile, per un mondo che deve crescere. Questo mi sembra già estremamente positivo, mentre chi la governa, comanda, gestisce, eccetera, sta lavorando con la scuola come si faceva il famoso gioco sulla sabbia, no? Togliendo il bastoncino fino a che non caschi, togliamo un po' di sabbia di qua e di là fino a che non crolli, vediamo fino a quando resisti. Io vorrei rifocalizzare con Marco Lodoli alcune cose che sono nel testo e che poi conosciamo alla grande, che si riportano proprio al benessere a scuola, e questo è uno dello stress pazzesco. Quindi la docente, commissario di scuola, dice: ma io qui all'esame voglio solo valutare le competenze, non valuto più la persona.
o lo stereotipo della gita a Venezia, quindi portando sempre questa follia dello stereotipo della gita a Venezia e quanto altro, o lo contrasto di valori con la ragazza che le dice: ma dei soldi, i soldi non è che comprano niente, i soldi mi portano lontano dalla realtà, loro che ce li hanno se lo possono permettere, noi no. E altra cosa che si collega sempre ai temi di oggi, di questo nostro seminario, è, mi pare verso la fine del testo, proprio lei dice: un tempo c'era silenzio nelle scuole, c'era l'ascolto, quindi riportare alla meraviglia di alcune suggestioni di stamani, quella del rispetto dei tempi di apprendimento, dei tempi lunghi della scuola, di riflessione, di momento di attenzione, in cui la costanza di emergenze, di annunci che fanno crollare la fiducia di chi ci lavora, di chi lo frequenta e dell'intera società sulla scuola, credo che facciano male. Quindi era proprio una richiesta, lo scatenamento di reazioni al tuo articolo, questo della cultura umanistica, si è vista una follia di reazioni. Questo perché in un momento in cui siamo tutti in connessione totale, uno dice una cosa, immediata è la reazione, manca il tempo di riflessione. Grazie. Dice bene, appunto, un altro articolo scritto, quelle cose che uno vede, normalmente noi siamo artisti, quindi il nostro, cioè artisti, adesso prendete la parola, senza nessuna, piccoli artisti, senza vanagloria, però è chiaro che l'elemento sentimentale, emotivo, fantastico, è importantissimo per noi, no? Viviamo di questo, però proprio perché lo conosco, ho dovuto fare un richiamo a questo aspetto, secondo me, fondamentale della scuola, che deve essere quella di un avvicinamento progressivo di una mente giovane alla ratio, al logos, alla capacità di ragionamento, di sviluppare analiticamente un discorso, di saper cogliere il relato, insomma c'è tutto quel passaggio che viene fatto studiando la sintassi latina o le espressioni di algebra, no? Tutta quella capacità logica deduttiva che ci ha portato qui, fino a qui oggi, no? Ecco, questo elemento qui della scuola che è centrale, insomma, quello per cui uno studia Aristotele, studia la matematica, la geometria, studia le lingue straniere, che poi anche quelle cose, che il greco, che poi non ti ricordi più niente, ma comunque sei stato dentro a quello sviluppo del pensiero. Ecco, mi sembra, come dice giustamente la preside, è una delle cose che manca oggi, cioè questi ragazzi sono cresciuti dentro una iperemotività, no? Cioè loro hanno bisogno di emozionarsi e di avere subito, cioè, quando si parla appunto dei modelli, quindi tipo appunto, io ho delle classi che sembra di stare appunto nel Grande Fratello, perché stanno sempre tutti a piangere, a ridere, si abbracciano, si baciano, litigano, si mandano a quel paese, cioè tutto è una specie di surriscaldamento emotivo in cui l'elemento, diciamo, del pensiero, adesso uno non è che vuol fare il razionalista cartesiano, però il pensiero è importante, la scuola deve sviluppare quell'attitudine lì, è trova difficoltà a imporsi, perché la società dei desideri, la società del consumismo, la società appunto delle emozioni, perché il consumismo si basa sulle emozioni, no? Ha prodotto delle mostruosità umane, cioè una specie di generazione un po' acefala e decerebrata che vive solo di emozioni indotte, poi spesso fasulle, non coltivate, perché normalmente è bellissimo a 16 anni innamorarsi della compagna di banco e amarla silenziosamente per 3 anni o gioiosamente, ma tutto si consuma in 10 secondi invece, no? Quindi questa è una delle difficoltà della scuola di oggi, riuscire a ritrovare quel passo del ragionamento, no? Di portare dei ragazzi che invece una volta erano proprio ansiosi di diventare grandi e di ragionare, di capire, di mettersi al pari di Dante o di Aristotele o di Leopardi, e sottrarli all'emotività brada e poi un'emotività fasulla, insomma, perché poi naturalmente noi tutti sappiamo che nella vita si piange, si ride, si soffre, però quell'emotività in cui sono loro è quella proprio così appunto indotta in modo artificiale e che produce poi una specie di collasso psichico, insomma, ecco. Quindi i percorsi che noi dobbiamo affrontare sono difficilissimi, però anche il cinema ci aiuta a capire meglio, no? Il cinema è una cosa, fare vedere ai ragazzi ogni tanto, gli faccio vedere qualche film, sempre con difficoltà, perché poi dice: no, ma la preside ha chiesto il permesso, cioè c'è tutto un mondo di permessi, di firme, di autorizzazioni, perché il cinema è una cosa, no, il montaggio nel cinema, no, è uno sviluppo, lo sviluppo dei personaggi, lo sviluppo del montaggio, come
come si costruisce una scena, come cresce un sentimento, un'idea. Io ho imparato dal cinema tanto quanto ho imparato dalla filosofia tedesca o greca, insomma. Ecco, quindi il cinema è una di quelle materie che potrebbe aiutare i ragazzi di nuovo a mantenere vive le emozioni, però capire anche come si arriva alle emozioni. Adesso mi sono un po' dilungato, ma adesso sarò più rapido. Scusate, ci sono delle cose che... Allora, scusate, qualche suggestione rispetto a quanto detto, anche perché purtroppo mi sono persa il film. Sì, no, ma la mia scuola è andata, ma io avevo una consulenza quella mattina, non sono andata. E sono una docente, però ho un ruolo particolare che sono anche psicologa e sono qui in rappresentanza della dirigente, la Sibilla Leramo. E sono due giorni che stiamo riflettendo su tante cose e quello che le ha detto rispetto alle emozioni mi ha colpito perché in realtà nella scuola noi abbiamo, come docenti, anche il bisogno di cogliere un'emotività che loro non sanno contenere. Che spesso nel virtuale con cui vanno abitualmente, ormai hanno un cellulare, nel cellulare non hanno un computer in mano, ma stanno costantemente in internet anche quando fanno lezione. È una dimensione dove si dilata l'emozione, dove tutto viene consumato in fretta. Quello che manca nei ragazzi forse è proprio un'educazione alle emozioni, a contenere le emozioni. Quello che diceva stamattina Cordaro è importante, l'educazione socioaffettiva. Io sto tentando in una classe di fare questo percorso con 3.000 difficoltà perché sembra che siamo chissà cosa. Life skills, educare i ragazzi a vedersi dentro, a sapere l'autocontrollo, cioè tante cose. Allora, io credo che la scuola, scusate, lavoriamo in un professionale, quindi a volte abbiamo ragazzi su cui non possiamo pensare di fare lezione, cioè alcuni ragazzi non possiamo proprio pensare di poter arrivare in certe situazioni, ma è importante riuscire invece a coglierli e a far capire il senso della scuola. E in seconda battuta arriva la possibilità di capire cos'è una lezione e cos'è stare a scuola. Non so, vedo che forse delle polemiche, perché noi stiamo in realtà in cui a volte dobbiamo tenere i ragazzi dentro, vengono da noi ma stanno con un piede fuori perché hanno 15 anni e mezzo, aspettano 16 anni per andare fuori, perché c'è l'obbligo che li tiene da noi. Noi siamo a volte professionali scuole di frontiera, quello è il problema grosso per noi, quindi a volte veramente bisogna lavorare per contenere le emozioni, lavorare affinché i ragazzi possano trovare nella scuola un modello di contenimento forte. E sta a noi docenti, ma soprattutto a voi dirigenti, inventarsi gli strumenti per riuscire a fare un percorso di questo genere, che non è assolutamente semplice. Scusate, forse insomma non so se ho espresso. No, ma è vero, cioè, forse la parola contenimento fa un po' paura, perché no, però è vero che insomma, per esempio, è un'altra cosa, adesso poi non è che possiamo affrontare tutti i problemi del mondo, ma è chiaro che c'è stato negli ultimi anni una specie di impoverimento linguistico, no? Per esempio i ragazzi hanno meno parole per capire cosa gli sta accadendo, anche, no? Per esprimere, raccontarsi, non solo raccontare un film o raccontare una lezione di storia, ma anche raccontare cosa sentono, insomma. E quindi più che appunto quello dico di educazione un po' al pensiero, al linguaggio, perché ti permette più che di contenere, forse di illuminare quello che senti, che provi, e di sbrogliare certi nodi, ecco. No, ma deve, no, noi siamo qui, adesso la lezione volge al termine. Certo, io ho avuto invece il piacere di vedere il film insieme a tre classi di 16-17 anni. Contrariamente al solito, io già ero pronta col frustino, perché di solito quando li porti al cinema fanno commenti a voce alta, fanno di tutto e di più. Stranamente c'è stato il silenzio. Io me li guardavo e facevo: non è possibile, cioè, fino a che punto arrivano? Veramente il silenzio. Sono usciti fuori a fumare, è diventato subito, è iniziato il secondo tempo, sono corsi. Io ho detto: no, qua c'è qualcosa che non va, come mai, no? Quindi è frutto di, bisogna insomma rifletterci quindi su questa cosa, come mai si sono sentiti così coinvolti. Essendo un professionale mio, essendo una scuola appunto di frontiera, come giustamente ha detto la collega, che è vero, ha rispecchiato moltissimo la loro realtà. Tutti i casi che sono stati presentati sono casi reali. Nessuno di questi si aveva l'impressione che fosse un romanzo, che fosse qualcosa al di fuori di loro. Era loro, sono loro che sono stati rappresentati in quel momento.
L'unica poi, quindi questo aspetto così sì. Ragazzi che involontariamente erano un po' dei consulenti. Credo. Sì, infatti immagino, infatti perché è talmente vicino alle loro realtà, le loro cose che insomma... Certo. Sì, sì. C'erano tre attori, due attori dei ragazzi. Sì, il resto erano tutti ragazzi. E infatti si è visto, l'hanno sentita, no? E appunto io per dire che sono rimasta allibita dal loro silenzio, che tutto dire. La cosa della difficoltà che hanno loro di tirare fuori i sentimenti, di parlare, io l'ho avvertito che a loro gli era molto piaciuto. Quando io ho detto, come mai? Quando è finito il film, silenzio, poi mi guardo, ma che finisce così? E ho detto, ma scusa, perché... Però erano rimasti male, dico, ma non è una soap opera, ho detto, non è il Grande Fratello, non c'ha una fine, no? È chiaro che la vita continua, loro si aspettavano il lieto fine, ecco, proprio perché... Io farò il rosso e il blu parte seconda. Ecco, allora lo vede, c'era qualcosa in pentola, perché le giuro sono rimasti così, come dire, ma... Sì, con un'emozione molto forte, questo devo dire... Io quando ero ragazzino ero affezionato alle strisce dei fumetti che finivano con la parola continua. No, infatti. E sono rimasto lì. Stranamente ero detto, forse ci sarà, dico, un continuo, no? Dico, però la vita è fatta così, la vita non finisce in un certo modo, ma non c'è una fine, no? E quindi loro sono... però loro non sono abituati a questo, ecco, no? Loro sono abituati al lieto fine o comunque alla fine perché c'è un processo televisivo che insomma loro che ecco appunto, no? Che quindi deve finire in qualche modo. Del ragazzo rumeno? Ma anche la ragazza che ha avuto, no? No, ecco, devo dire la verità. Di fronte a Scamarcio che ha fatto questo tra virgolette sbaglio e che quindi nel consiglio di classe quando ha detto quella cosa che ha messo fine su questa ragazza, io sono stata malissimo, mi ha colpito veramente in prima persona, ho sentito proprio una cosa dentro, ho detto no, perché ha detto così, no? Perché me lo aspettavo che c'era di più, no? C'era un professore che un giorno ci ha detto, sa Piccioni, questo film mi dice una cosa che un po' ci riguarda, nella scuola entriamo tutti prezioso e usciamo fiorito, no? C'è un processo naturale quasi di disincanto. Sì, no? Sì, ma io sono stata malissimo in quel momento, cioè mi è arrivato moltissimo, sì. E finisco, sono andata a vedere questo film con nelle orecchie un commento negativo da parte di una mia collega che diceva, io sono uscita io e mio marito arrabbiatissimi perché secondo me non rappresenta il film né la realtà della scuola e né la realtà degli studenti, quindi probabilmente c'è è un insegnante di religione, sì, di religione, quindi probabilmente io non so che cosa ha visto di... Però sono andata quindi già con... perché non avevo letto nessuna recensione, certo. Quindi ero andata... Quindi anche lei con un po' di... Sì, però ovviamente... Pronta al peggio. Insomma. Però ecco, il cuore aperto fa questo. Grazie. Grazie a lei. No, io volevo solo dire una cosa, c'è una parola che spaventa un po' tutti, forse per primo me, perché... è una cosa che non appartiene alla mia cultura, nel senso io sono nato in un periodo in cui ci sono stati grandi cambiamenti sociali, l'autoritarismo, si dicevano, cioè la parola disciplina, no? Che secondo me è una cosa che bisogna in qualche modo fronteggiare, nel senso che la disciplina vista come un insieme di norme e di punizioni non è niente. Se uno fa, forse bisogna fare i conti con come riuscire ad ottenere veramente in maniera definitiva, non si può, perché sennò significherebbe che i ragazzi non sono esseri umani, no? Quindi però come prendere una posizione rispetto a questo e portarla avanti, nel senso che quando c'è Fiorito che entra in classe non vola una mosca, no? Quando c'è Prezioso invece, però poi Prezioso alla fine
qualcosa riesce a costruire, no? Anche un'attenzione. Allora forse probabilmente bisogna rimettere la disciplina come una delle cose importanti in senso umanistico, non come un'ideologia dell'ordine, ma come una cosa che dà libertà ai ragazzi, no? Come quando uno, non so, una ballerina, per essere così leggera deve fare tanti allenamenti. Perché questa disciplina è stata sempre lasciata in mano all'idea ai colonnelli, autoritaria, no? Cioè, per me la disciplina era una parolaccia quando io. Però è vero che per me no, non. Che invece forse la parola suggerisce qualcosa di. Che ha a che fare anche con la libertà, no? Forse. Forse no, sì. Forse no. Molto l'ho apprezzata, persona dignitosissima, bella figura, no? Però l'ho apprezzato perché lì veramente bisognava forse fare, come dire, un carotaggio sociale talmente pesante che andare più a fondo che la componente dei genitori, che fosse leggermente sfumata, tranne quell'attacco di quel papà pesantissimo, insomma, lì al colloquio. Però l'ho apprezzata perché secondo me, se il problema era la scuola e il problema era quello che dice la paese, quello che si fa dentro la scuola, non so, io l'ho letto in quella maniera, sì, allora mi no, è io piaciuto poi quel taglio, insomma. Film, cioè, io anche... ci ho riflettuto su quel fatto del perché lei abbia fatto quella scelta e poi mi sono data quella risposta, però se lei ce ne dà un'altra, perché io ho apprezzato che ci fosse la scuola come oggetto centrale e invece il rapporto con i genitori che sono dentro, però fosse un po' sfumato. Se chi è che di voi ha detto che la scuola è un argomento, è un mondo così, no? che pretendere di dire una parola definitiva sulla scuola, anche per questo il finale del film è un finale che poi tutto sommato quel finale lì c'è una suggestione, no? Rimanda a un luogo, certo, che va difeso, dove si sente questa energia, perché si sentono le voci dei ragazzi che sono nei corridoi e vediamo queste sedie, insomma credo che lì ci sia un'idea di una speranza anche lì, no? di un mondo che è quello che va difeso. E sui genitori, io poi devo dire, poi non lo dico come una specie di vergogna, però credo che nei film c'è una promessa anche di spettacolo, no? Ma lo spettacolo di cui parla Truffaut, che è un grande regista, che lui dice: le storie, se non le sostieni, ogni tanto affondano, no? Non rispecchiano il movimento della vita, no? Il movimento della vita è diverso, le storie sono destinate ad affondare. Allora lui dice: c'è un'idea di spettacolo sana, c'è una promessa di piacere, anche quando racconti una cosa tragica. Il teatro greco ce lo insegna, no? Era uno spettacolo nel senso più migliore della parola. Ah, vede. Sono le prime. Solo un commento di nuovo, perché ancora collegata a quanto abbiamo sentito negli interventi di stamane, la figura del genitore e dell'intera società, se noi diciamo che deve star fuori, siamo proprio fuori noi, onestamente. No, no, per capirci. Racconto... Allora, riportiamo al fatto che lo studente, quando arriva a scuola, si porta già un insieme di situazioni che è strettamente collegato alla famiglia, al contesto dei pari, alla società. È la società che sta svalorizzando, togliendo valore alla scuola, non è la scuola che lo fa da sé. E mi dispiace continuare sempre a sentire la contrapposizione professionale, licei, periferia, non periferia, perché i drammi stanno ovunque, perché il Visconti, che è stato tanto nominato, o i grandi licei romani, vivono le stesse difficoltà, possono essere con connotazioni leggermente diverse, ma è
il fatto che la scuola non è più il cuore di questa vita del ragazzo, di un ragazzo di oggi. La sua formazione, l'educazione, l'insieme delle competenze varie che acquisisce, la scuola se lo deve conquistare lo spazio, perché prima era l'elemento chiave, nodale. Oggi non lo è, deve trovare i suoi linguaggi. E si insegna, si può fare lezione, è scioccante questo, si insegna attraverso le discipline, per cui non si può fare lezione fino a che non si sono sgombrati, non si sgombrerà mai l'insieme dei... No, lascia perdere, il film adesso è episodico, diciamo, non è solo... non stiamo discutendo del film, noi stiamo discutendo nell'insieme del benessere a scuola, e questo ci dà un'occasione fantastica per parlare sia il libro che gli articoli vari che tanto sono quotidiani, e l'aspetto artistico. L'aspetto artistico ci stimola maggiori emozioni, quindi ci porta a maggiore capacità di collegare cuore e mente, insomma, grazie. Voi siete un po' anche attori, no? Nel senso, gli insegnanti hanno un pubblico, hanno una scena. Beh, più che Narciso, voi vi ponete le domande che credo si ponga un attore. Sarò creduto, mi seguiranno, avranno piacere o si stanno annoiando. No, questo infatti è vero. Molti insegnanti vanno in depressione, c'è il famoso burnout, perché ti rendi conto che tu parli a gente che non ti si fila per niente. Tu lo fai un giorno, passa una settimana, un mese, ma se ti capita per 5 anni di fila, poi sei un uomo finito, insomma. Facciamo un training insieme ad attori. Comunque mi sembra capito che volge al termine il nostro incontro. Attenzione da parte del pubblico, che speriamo di poter ripetere certo, no, noi vediamo anche se ci sono nelle scuole, se portate le scuole al cinema, ci sta un numero di telefono. Esatto. Io penso che sia una buona esperienza, come ha detto anche la preside, insomma, i ragazzi. Io prendo delle percentuali, no, per cui non prendiamo più niente. Però è una delle cose che ho visto anche noi, insomma, ho portato 300 ragazzi all'Adriano, sì, un paio di sono andati al bagno e sono spariti, però insomma 298 sono rimasti là fino alla fine. E noi sappiamo quanto sono inquieti, quanto non ti seguono, quando hanno intermittenze di attenzione. Effettivamente il film li tiene, ecco, quindi, e dopodiché poi si aprono discussioni che uno può fare in classe, relazioni, interventi, eccetera, eccetera. Quindi io vi consiglio di portare i ragazzi a vederlo, perché può essere una bella esperienza. Una lista di prenotazioni per il film e una lista di prenotazioni per il libro. Vabbè, io vengo anche nelle scuole a parlare con i ragazzi volentieri. No, vabbè, ma io vengo, cioè, se uno insegna a Catanzaro o a Cuneo magari non ce vado, però a Roma prendo la Vespa e vengo ovunque, insomma, ecco. Che ha fatto la collega sulla trovare il modo di dire le cose positive che ci sono nella scuola. Purtroppo penso che il cinema in questo credo che difficilmente sia disposto a seguirci, perché è chiaro, poi diventa una specie di documentario, una promozione che non è interessa, è come che io voglio promuovere qualcosa, quindi è chiaro che loro vanno a scavare su delle vicende, sì, le narrazioni, risomeno. E poi ecco, ricette sono impossibili, perché il mondo della scuola è così variegato e infinito, per cui è chiaro che quindi, però nel momento in cui tu dicevi i ragazzi sono stati in silenzio, secondo me il discorso dell'identificazione, quindi evidentemente questa è la cosa importante. Un'ultimissima cosa volevo dire rispetto al riferimento che si era detto sul film di Lucchetti, che in effetti questo mi è piaciuto di più, perché certi linguaggi, anche se quello si diceva più commedia, linguaggio un po' diciamo anche delle volte che scivolavano nello scurrile da parte dei docenti nel corso del consiglio di classe, qualcuno si ricorderà, io in quella cosa non mi sono affatto riconosciuto, anzi mi metteva a disagio vedere quelle scene, invece in questo film ho trovato questa cosa. Volevo chiedere un'altra cosa, cioè una cosa molto positiva, volevo chiedere a Lodoli se a proposito delle sensibilità, delle suggestioni eccetera che suggerisce il tuo film, sicuramente rispetto ad altre cose che ho visto sul cinema in Italia, parlando di un film invece che per me il riferimento assoluto, anche se adesso il vostro diventa analogo, L'attimo fuggente, quello con Robin Williams, ecco, puoi dirci qualcosa rispetto a questo, che ne pensi di quel film? Beh, forse è meglio che... A me L'attimo fuggente è piaciuto, voglio dire, è un quei film un po'...
come fanno gli americani, che riescono a, ad agganciarti e portarti dove vogliono loro, però alla fine certo quella scena in cui lui esce dalla classe e quindi si mettono in piedi sui banchi, uno ogni volta che lo vede viene da piangere, insomma, no? È un po' commovente, c'è poco da fare. Sarà appunto l'inganno del cinema, la, come il gioco, lo spettacolo, no? L'arte a volte, tu pensi per fare quella scena hanno messo le luci, gli attori, i vestiti, gli abiti, è tutto un po' una truffa, no? L'arte, però i risultati... Anche io quando scrivo so cosa devo mettere gli aggettivi, come funzionano le virgole, c'è una specie di laboratorio, però poi, proprio perché c'è un pensiero, una costruzione, però alla fine deve passare un'emozione, e quel film, cioè, sicuramente l'emozione passa, insomma, ecco, non c'è dubbio. Però non so, forse Vittorio ne sa di più di me rispetto al cinema. Condivido in pieno, anche lì c'è questo cuore del racconto, è appunto il rapporto disciplina e... apprendimento, no? Quindi è poi quel tipo di scuola in quel periodo storico, quindi credo che sia più un fuoco. Anche il mio film, anche se non parla proprio di questo, però tenta un pochino di sottrarsi esclusivamente all'attualità, insomma, no? Non è un film che fa continuamente riferimento all'attualità, perché poi ci deve essere per forza il talk show da Vespa, no, non è questo. C'è qualcosa di universale, spero, no? Che il film può essere visto in Francia o in Groenlandia, credo che ci sia ugualmente un motivo di essere visto e seguito. Comunque c'era un film di Kusturica che io ho usato con i ragazzi, perché... No, c'è questo slogan che il ragazzo, che è un adolescente protagonista, che ripete a se stesso come una specie di mantra, che dice: ogni giorno sotto ogni riguardo progredisco sempre di più, no? Questa idea di apprendere e progredire, di capire qualcosa di sé e degli altri. E anche lì c'è uno slogan che è un po' l'effetto di "o capitano, mio capitano", però credo che siano cose importanti e necessarie, che i ragazzi debbano un pochino appigliarsi alle parole anche, no? Perché le parole li aiutano. Io per esempio questa cosa, ogni giorno sotto ogni riguardo progredisco sempre di più, me lo ricordo, come di quel film forse ricordo solo quello. Penso che sia o Papà in viaggio d'affari oppure Ti ricordi di Dolly Bell, però ricordo solo questa cosa. Grazie a tutti, grazie. Grazie a voi, grazie a Marco Lodoli, grazie a Giuseppe Piccioni, una meravigliosa alchimia di linguaggio letterario e linguaggio cinematografico. Mi viene da chiedervi, avete mai litigato, avete discusso? No, ecco, si capisce che c'è stato un meraviglioso accordo, veramente. Grazie di essere stati qua, grazie.